In Giappone i distributori automatici sono da tutte le parti, anche fuori da un ristorante non automatico. Per esempio, questo è un ristorante di ramen. Adesso metto 1000 yen. Perché? Perché in questa maniera io vado dentro, so già cosa voglio comprare. Per esempio, ora piglio questo Negi Ramen, il ramen con le cipolline. E niente, ora mi dà il resto e con quel bigliettino rosa, dandolo all'interno al cassiere. Lui sa già che mi deve dare una scodella di Negi Ramen. Poi qua c'è tutto, c'è la birra, c'è extra, per esempio se voglio una ciotola di riso bianco, pago 120 yen, bam, e me la dà insieme. In questa maniera è molto più pulito, perché io alla fine in questa maniera basta soltanto mettere il mio gettone rosa, per esempio in questo caso sul bancone, bam, lì l'unico lavoratore del ristorante sa già di che mi deve dare senza confondersi, maneggiare soldi, eccetera, eccetera. E quindi è molto bellina questa cosa.